Il vostro supervisore di ricerca ha validato il piano per il vostro articolo. Ora siete pronti per iniziare a scrivere. Prendete le idee che avete scritto nel vostro piano e sviluppatele una ad una. Ricordate le regole base: un'idea, un paragrafo, un'idea. Perciò, sviluppandola, una frase del vostro piano diventerà un paragrafo. In ogni paragrafo dovrete essere in grado di articolare accuratamente l'idea discussa, facendo attenzione a non presentarne altre nello stesso paragrafo. State attenti, un paragrafo non può essere costituito da una singola frase. Se accade questo, significa che avrete bisogno di riorganizzare le vostre idee. La prima frase del paragrafo è sempre la più importante, perché rappresenta l'idea che sarà sviluppata. Dunque, aiuterete il lettore a chiarire immediatamente cosa troverà nel paragrafo. Da qui in poi, le frasi seguenti dovranno susseguirsi in un ordine logico e dovrete essere in grado di giustificarne la loro successione. Lo stesso principio è valido per l'ordine dei paragrafi. Dovranno susseguirsi senza cambiamenti bruschi di argomento. Scrivendo in questo modo potrete identificare lacune nel vostro ragionamento o elementi mancanti nella vostra argomentazione. Siate sempre chiari e precisi nelle vostre riflessioni. Seguite le vostre idee fino alla fine. E, alla fine del paragrafo o della sezione, assicuratevi che il lettore non si chieda: e quindi? È vostra responsabilità accompagnare il lettore alla fine del vostro ragionamento. Se state affrontando un paragrafo complicato, chiarite al lettore cosa avete intenzione di fare e perché. Non date mai per scontato che sappia automaticamente dove volete arrivare. A volte è difficile mettersi nei panni del lettore, ma a poco svilupperete questa abilità e diventerà naturale. Approfondite le correzioni del vostro supervisore. Osservate come queste correzioni modificano le vostre frasi e i vostri paragrafi per renderne la lettura più scorrevole e come ciò renda più chiaro il ragionamento scientifico. Abbiamo concluso la prima serie di video che hanno fornito consigli su come organizzare il vostro articolo. Dovete ancora imparare come scrivere un testo in maniera efficace. Nei prossimi 3 video vedremo come sviluppare la prima versione di ogni sezione dell'articolo. Ci vediamo al 5° video!